Ecco, il Cesa mi demolirà la macchina. Sì, sì. Facciamo la prova. Ragazzi, devo pagarla ancora per 3 anni. Sì, sì, sì. Quattro ruote Senigallia, questa nota rivista automobilistica famosa, certo, in tutto il comune. La demoliamo, raga. E andiamo eccezionalmente questa domenica, proviamo questo modello 207 turbo benzina. Potremmo farla provare a Luzio. Che ne dici? Sì, ci vado a vendere, vado a fare il promotore. Poverino. Guarda, io non ce lo vedo come promotore con la palla. Il fratello vuole fare la stessa roba, lo sai? Sì, Carlo, ma è Carlo, lo sappiamo tutti che... Io continuo a lavorare chiare su internet. Comunque, il cambio è morbido come la mia, sì, ma secondo me tutte le Peugeot le fanno così. Il cambio, sì, sì, deve, sì, essere, sì, molto morbido e buono, è una delle qualità della Peugeot. Il volante è un po' più rigido della mia, forse perché stiamo andando piano e quindi è più rigido, vero? No, è già rigido per essere più preciso, poi se tu acceleri diventa ancora un po' più dura. Invece la mia, che non ha questa cosa qui, è molto, sì, morbido alla, sì, bassa, sì, velocità, ma se arrivi a 100 la tieni male. Sì, sì. Perché questa secondo me è molto più stabile. Sì, vabbè, è già l'assetto della caccia, cioè, no, questa qua ci sta, questa qua ci sta bene. Adesso, perché a me non è che piace. Aspetta. No. Bene, dopo la prova su strada siamo qui con i massimi esponenti del giornalismo automobilistico italiano perché possono esprimere la loro opinione su questo splendido modello. World Meet Guido. Cioè? No, no, dillo la tua opinione, dopo lo introduco io, Guido. Meet Guido. Che non ho capito niente, che vuol dire. Vuoi esprimerti sulla macchina? La ragazza mi viene e mi dice. La macchina ha delle ottime prestazioni, soprattutto in accelerazione. E non so se voi avete avuto modo di sfruttare tutte le potenzialità del mezzo, ma devo dire che è una macchina molto utile, soprattutto nei sorpassi, anche se poi in autostrada ovviamente non ha le stesse caratteristiche delle grandi sportive, riesce comunque a fornire delle prestazioni che possono essere utili a tutti coloro che vogliono provare un po' di velocità senza avere la preparazione tecnica adeguata. Adesso se volete sentire un po' il pilota, secondo me è la persona che è più adatta, e poi chiederei anche a Cesanelli, che vuol dire l'ha provata, quali sono state le sensazioni. Voi mi state fregando. Bene, ora parliamo con il pilota, quello che più conosce questo mezzo dal punto di vista pratico. Bene, ci dica pure quello che pensa del mezzo. C'è il sole, una bella giornata. E noi volevamo che ci parlate della macchina. Noi volevamo un'opinione sulla vettura. Ma sì, ma va bene, va bene. Certo. Basta così, prospettive. Ci sono biciclette. Aspetta, adesso veniamo all'ecologista della situazione che esprimerà il confronto. Prova, questa è una prova strada, tu hai un confronto, no? Bicicletta contro. È una bella giornata. Basta così, cioè vuoi dirci che la. Che facciamo un impianto pedali. Ho capito. Dopo la profonda opinione espressa dal pilota, passiamo all'amico del pilota che ci può dire qualcosa sul confronto. Abbiamo un impianto pedali per inquinare di meno. Ecco, vedete che purtroppo ha questo problema che inquina. In effetti il problema sollevato è reale. La macchina inquina un pochettino. Ma soprattutto costa. Secondo me. Quanto fa con un litro sguardo macchina? Quanto fa? Celleri? No, se non vai su 2000 giri, varo, non consuma. Se celleri consuma. È solo una bella giornata. Qui abbiamo raccolto queste illustri opinioni, la macchina è bellissima, l'abbiamo vista. La trasportata, che si copre il viso, si schernisce, lasciatela stare, gira la testa dell'opinione della donna parte. No, ma noi vorremmo sapere invece, e credo che Carlo sia la persona più adatta a darci questa opinione, videogenica, da un punto di vista, ecco, no, vogliamo sapere, da un punto di vista del mercato, questo modello è la risposta Peugeot per il 2011, oppure secondo lei il mercato è così affollato, così difficile, che nonostante questo splendido modello? Questa è una domanda interessante, e proprio la risposta è proprio qua, cioè voi mi chiedete se questa è la risposta giusta. Io la Peugeot nel nuovo mercato, quello che vi chiedo io, ma la domanda qual era? Ma faccia un po' lei, cioè l'importante è che la risposta sia attinente. Dipende. Se questa è la risposta giusta, dipende dalla domanda. Bella domanda, bene.
Per oggi è tutto. Andrea Cesanelli, quattro ruote, Senigallia. Fine. Della circolo degli Lucio, albanesi. Lucio, stai per essere immortalato da una... No, mi interessa molto il discorso del circolo degli albanesi. Costi, benefici, tutto. Niente, è un circolo di amici dell'Albania, c'è l'associazione di amicizia Italia-Cuba, c'è l'associazione di amicizia Italia-Albania. E in cosa consiste questa amicizia? Cioè, niente, rapporti culturali, quindi. Frequentati il meno possibile. Mi puoi specificare? A me interessa molto il discorso dei rapporti culturali, me li puoi specificare meglio? Cioè, che tipo di rapporti si fanno? Con rapporti sulla storia dell'Albania, sui rapporti con l'Italia, tutto. Sì, ma saranno anche interpersonali, voglio dire, sì, cioè, sì, ci sarà sì, da una parte un albanese, da una parte un italiano, presumo. Un albanese. Ok, vedi già comincia a essere interessante. E dov'è che si svolgono questi incontri? Cioè, c'è un orario particolare? Come funziona? Non è vero. Mi sembra di capire che non si vuole far entrare altra gente, però, da quello che capisco. Perché... Dice, non è vero, non ci vogliono. No, vabbè. Lucio! Un esclusivismo. No, questa cosa un po' mi dispiace, perché questo voler escludere le persone. Insomma. Non c'è un circolo! Non c'è! E allora facciamolo se non c'è. Facciamo Lucio presidente. Lucio presidente. Che mi sembra la persona più adatta. Mi ritengo fuori. Tu vicepresidente perché ci vuole anche una persona ciao. Di. Ciao! Mi ritengo fuori! Ah, passa. Allora spiegaci come si pulisce un bar, così facciamo una lezione per YouTube, dai. Il polvere, anzi, lavano i piatti, tutto, si fa tutto, come a casa. Fenomeno. Praticamente se ma io a casa non faccio niente. Se vedi bene, ho lavato metà di questa finestra, per esempio. L'altra metà il mese prossimo. Satullo. Poi secondo viene l'altra casa. Cesare diceva sul sole. No, ma è vero. Cioè, questa faccio orario, pulisco che non c'è nessuno. E quello si lamentava. Tu non pulisci mai. Adesso che pulisco si lamentava. Tu pulisci sempre. Mi ricorda qualcosa. La Gloria ha dato forfè. La Gloria stranamente ride. Ci ha abbandonato. E secondo me è rimasta delusa dal livello culturale. Non entrerà nel circolo. Non mi piace. Da scegliere. Ha dato da scegliere nero o rosso? Ma lui ha scelto nero. Ecco, vediamo due persone malate di gioco vinceri, compulsivo. Vediamo due c'era pazienti. C'era 400 come cosa. Se vinceri cos'era? 4 euro. Andrea. Ci racconti la sua esperienza di... Dovinga arrivare. Era doppia. Sì, di persona rovinata da gioco. Ci racconti come... No, io... Lei è quella che l'ha trascinata, lei è la signora che l'ha trascinata nel momento. Chiamiamo la vita che ti piace. Praticamente la macchinetta è come la donna, ti fa andare fino a 40 euro poi ti fa scendere giù. Ecco. Ha vinta di là. Ecco, ho capito. Andiamo bene allora. Allora, ci racconti, come è cominciato questa dipendenza da gioco e come sta pensando? Ero piccolo, mio fratello mi obbligava a farlo. Quale di due? Questo qua? No, lui lì. Era poco, mia Carlo. Mi sto facendo il video. Vediamo un caso di grande generosità di offrire agli altri. Ascolta, cos'altro c'è da prendere a spese di Carlo? Qualcosa che costa? Le paste? No, le paste troppo in grasso. Oh, qui io... Dai, una per un bel vassoio. Questi sono buoni in bel po'. Questi sono buoni in bel po', ragazzi. Un bel vassoio. Questi sono buoni in bel po'. Pensavamo... E tartufo e Mirella ne ha fatto così. La multa. Allora, aspetta, chiudiamola. Puoi fare una dichiarazione a... Fai pure la dichiarazione forte alle telecamere. No, non si fanno quelle cose lì, se non... Non posso. Non mangio però. Non mangi da 8 giorni, scusa, interessante. No, ma non devi fare. È una scelta religiosa. Fino a mercoledì. Ma no, queste credo sono tutte e due GTO. Bisogna andare dietro a vedere. Thank you.
Posso farmi una foto? Come no? Hai respirato bene, Guido? Adesso mi chiedo se Guido Andrea. D'aria che fa dietro vernice la macchina. Eccoci di nuovo nel modello 207 per l'ultimo test di guida. Faremo una gara 4. Con la... Allora, il test di guida è entrato di ebbrezza. Esatto. L'ho già fatto Guido la volta, basta. Quanti punti c'è? Non ne ero manco 5, no, ce li ho tutti, sono più di 20. Più di 20. Sono un ottimo autista, cioè non è che può averne più di 20. No, sì, perché sì. Ma i bonus, una volta me li hanno tolti le patente. Ogni due anni te ne danno, non mi ricordo. Ho messo i dati della patente di Giuseppe o di Carlo, non mi ricordo. No. Due. Basta che non dai le mie. Allora ho insaputo, tanto è truffa, ma tra fratelli ci può fare, ha detto il giudice. Mi diceva, c'era un giudice che mi diceva, truffa i tuoi fratelli, puoi truffarli, che tanto ti perdonano. Poi da che parte va? Adesso si qua, di qua. Per dove andare? Il giudice ha detto così. Sì, brava, una bravo. Secondo te, se andassi davanti a un giudice, il giudice mi dice, truffa, guarda, Carlo, tu sei avvocato e ti do un consiglio, ti immagino il giudice. Questo è il problema, ragazzi, non vi siete posti. Perché tra fratelli si può fare. Come sound è più bello il Peugeot, no? Cesa, cosa dici? Sì, assolutamente, ma come vuoi, scherzare? Senti. Il leone rispetto alla... Vai, che è verde. Dritto. Andiamo al City per però, scusatemi. Però racconta, ma però... Ma nello stadio, no? No, è perché bello, si dice centro commerciale... No. Sopra c'è un tetto che c'è. E la donna che me la voleva. No, raccontamela un po', questa ce la volevano dare. No, eravate piccoli, no? Io ero piccolo. E sei andato con Luzio? Quando abbiamo attaccato bottone, questa qua, poi dopo cioè io dico ce la volevano dare. Attaccare bottone con Luzio significa dire oh ciao che ore sono. Però è probabile che loro avessero visto Guido, quindi Guido comunque, era l'ufficiale di contatto. Guarda che con Luzio ti facevi da ridere, gli voglio bene un bel po'. Allora andavamo in giro per il lungomare, trovavo due ragazze carine davanti e mi diceva sta a vedere Guido, facciamo così. Prendeva una cartolina così che trovavano, poi andava da quella lì, gli bussava e dicevo scusa, ti è caduto questo dalla borsetta. No, è originale. No, giù. E poi questa qua gli diceva guarda io veramente non ce l'avevo. Quando lui, questa qua gli scappava da ridere perché ce la dava, che ci veniva a provare. Scusa, diceva, guarda, scherzavo, piacere, Paolo. È uno che... Scusa, posso chiedere, non vorrei rompere... No, no, vabbè, anche, è uguale. Ascolta, scusa, non vorrei rompere la poesia del racconto, ma da un punto di vista statistico, e poi dopo quante bene, me la davano? No, nessuna. Ma anche la Guafang, sono uscite amicizie così che ti ridevi tutto il giorno. Però non la davano. Sei molto simpatico. La cosa bella è che ti ridevi tutto il giorno. Cioè, voglio dire... capisci anche che quando le tecniche di approccio, la classica, può succedere questo e altro.